Il Signore degli Anelli è uno dei miei film preferiti, quindi io mi sono trovata in mezzo a questi due personaggioni, insomma, e io volevo chiedere, venite da Roma oppure fuori Italia? Roma, Frascati. Ah, anche tu? Sì, Roma. Siete venuti in treno così? Con la macchina. In macchina così? Sì. Chi guidava? Io, sì, sì, guido io. Un po' più comodo rispetto a te. Sì, molto comodo. Ma senti, io ti volevo chiedere, no? A te principalmente. Ma alla fine Stanello l'hai preso? No, sto ancora attaccato. E mi sto fatto aiutare da lui. Ti sta a fare aiutare da lui? Io se lo troverà Stanello, se sposerà prima o poi se lo metterà il dito Stanello. Io spero che sì, almeno la smette questa storia di cercare Stanello. Te vedo uno un po' andare al bagno, te vedo. Che angoscia. Infatti. Giustamente, no, non dice stupidaggine, no, certo, sono altre cose più importanti nella vita. Ma è nervo, quello sta ancora a sentire. Ha guidato lui però, Lo so, quindi. Grazie. Qua sono stata rapita dalla magia di Albus Silente, che quanto pare è qua in persona. Ci provo. Ma quanti anni sono che porta in scena questo personaggio? La vecchia fiera di Roma. Ah, quindi... Sì. È sempre lo stesso costume? No, anche Gandalf. Ah, vabbè, però, che poi tra l'altro il doppiatore era lo stesso, o l'attore, no, l'attore non era lo stesso. No, l'attore vabbè, era. Però insomma, ci prestiamo a diversi. Questa è originale? Sì. La bacchetta di Sambuco? Di Sambuco, sì. Ma lei è qui da solo oppure ci sono altri personaggi? No, io sono da solo, però mia figlia ha lo stand dentro numero 7. Io le faccio veramente i complimenti perché è un abito fatto benissimo. Prima le ho detto ci sono altre, infatti sì, ci sono anche altre. Ce ne sono tre. Le studentesse, guarda. Altre studentesse sono ovunque, Simone, sono ovunque. Studentesse tipo o... Un personaggio preciso? Un personaggio preciso, Ginny Weasley. Ginny Weasley, tu invece Hermione? Dai. Hermione Granger. Luna Lovegood. E tu, Piton, no, hai detto? Che il professore li promuoverà sicuramente quest'anno. Tutti promossi, benissimo. Vi faccio un applauso a tutti quanti. Io immagino che tu invece sia vestito da morte. Sì, no, da morte più che altro, perché ci sto morendo qui dentro. Sì, perché immagino faccia abbastanza caldo sotto tutto questo pelo. Sì. Ma quanto ci è voluto a fare un costume del genere? Un mesetto in realtà, cioè non continuo ovviamente, un po' al giorno, un mesetto ci è voluto. E quindi hai fatto tutto te, anche la falce? La spada questa l'ha fatta un mio carissimo amico che si chiama Cristiano, che saluto, che è un artista, fa le miniature, fa un po' di tutto, è un tuttologo. Guarda, io ti lascio andare perché immagino che stai facendo, non lo so, come si dice qua, la colla, anche se... esattamente. Grazie. Scioglierai. Però io ti devo dire che mai colpito, cioè io sono amante di queste cose macabre. T'ha colpito in grande, che senso? Soprattutto perché con questa temperatura, con questo sole, sei veramente coraggioso. Apprezzo il tuo coraggio. Grazie, un abbraccio, vieni. Un abbraccio. Tutto peloso. Mi trovo qua in mezzo a una mischia di persone, non lo so, per esempio tu, chi sei? Nardi, League of Legends. Di League of Legends, che io non conosco, però so che è abbastanza famoso. O tipo te? Ermendinger, sempre di League of Legends. Siete tutti League of Legends? Quindi League of Legends. Vi siete fatti tutti i costumi da soli? Sì.
ci siamo soffermati girovagando sempre nel Romix in un altro stand, perché siamo entrati nel mondo del fantastico. Siamo al... Il mondo ancestrale. Siamo con... Manolo Deiana, presidente del mondo ancestrale. Spieghiamo bene, che cos'è questa cosa qui, questo mondo? È un mondo fantasy, un'ambientazione creata da noi appunto, e il mondo ancestrale è un'associazione di gioco di ruolo dal vivo. Ah, quindi questo non è né un videogioco, né ci si traveste giusto per il gusto di travestirci. No, no, no. Ma no. Si gioca proprio live. Sì, 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 sono dei personaggi, proprio personaggi fisici, del gioco, dell'ambientazione. Ognuno di loro rappresenta un qualcosa, ha un proprio nome. Sono i PNG, che sarebbero i personaggi che i giocatori si trovano davanti durante il gioco. È un gioco di ruolo d'impatto. Noi puntiamo tanto ad avere una scenografia in un certo modo, dei costumi in un certo modo, e il giocatore deve entrare nel gioco pienamente, a 360 gradi. Più o meno quante persone partecipano durante questi raduni? Noi adesso organizziamo, diciamo, maggiormente giochi di ruolo da un giorno, e quindi una volta al mese giochiamo, ci abbiamo permessi per giocare nei parchi. Piuttosto... Sì, 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 beh, certo, sì. E facciamo anche eventi da più giorni, che riprenderemo a breve. E un gioco dura di media dalle 5 alle 6 ore, un qualcosa di sì, così. E il numero di giocatori di media da un giorno sono quei 40-50 persone. Ci sarà un luogo predisposto? Sì, oppure sì, vi spostate sì. Più o meno? No, no, ci spostiamo, ma comunque sempre diciamo nel nostro territorio, quindi noi siamo della provincia di Viterbo e diciamo nella Tuscia, ecco. La famosissima Tuscia, che qui abbiamo un esponente che della Tuscia proprio. Che sì. Lei la Tuscia, i vocaboli nuovi, ah, okay. Fanno tutti lì. Sì, nella provincia la Tuscia. Di Viterbo, sì. È un gioco di ruolo, però travestirsi è anche una parte integrante di un gioco del genere. Quindi chi è che ve le fa queste armature stupende? Sono molto elaborate, e soprattutto quanto tempo ci vuole a fare un'armatura tipo come la loro o le loro? Ma sono donne, magari sono un po' più scoperte. Gli uomini sono molto invece pesanti. Ti ringrazio del complimento, perché i costumi li faccio io. Hai sì. Tutta la mia ammirazione, sono meravigliose. Vabbè, se vuoi venire a partecipare, insomma, siamo, la porta è aperta a tutti, quindi... Va bene, facciamo l'armatura anche alla telecamera, non è un problema. Beh, tocca difenderla, perché poi non si sa, qualche sortileggio, qualche magia. Probabile. Quanto si impieghi a fare un'armatura tipo? Dipende, le armature che vedi qua dietro di noi, riguardo i maschietti, diciamo, sono lavori da un mese, 20 giorni, volendo, sì. Però possono anche andare a 2 mesi abbondanti, dipende quanto deve essere complicata a livello di scultura e... alcune parti farle più o meno resistenti, appunto, perché noi giochiamo, non è solo una cosa scenografica, e quindi comunque deve sì. Vabbè, queste armature qua dal 2009 che prendono però, tante mazzate, quindi insomma sì, diciamo che abbiamo raffinato delle tecniche che ci permettono di fare. Io ho due domande che mi incuriosiscono. Allora, primo, giocate anche nei periodi più caldi, no? Quindi immagino il caldo. Sì. Abbastanza. Non c'è una soluzione per quello? No, me lo chiedono tutti. Si soffre? Parte... Sì, sì. Si soffre, insomma. Però si soffre volentieri. E invece un costo ipotetico di un'armatura del genere? Beh, i costi variano. La cosa bella è che comunque, innanzitutto, cosa che tengo a precisare, per giocare di ruolo nel mondo ancestrale, perché tanti pensano questo, non c'è bisogno di averci un'armatura. Cioè, il gioco di ruolo è bello perché una persona con la sua fantasia e anche con le proprie mani può fare un costume anche con 10 euro, cioè ti prendi un po' di stoffa e te lo fai. Poi che noi mostriamo quello che possiamo avere all'interno dell'associazione è un altro discorso, questo lo tenevo. Quindi c'è una scelta, un'altra sì, scelta. Sì, sì, no, sì. Allora facciamo una media, così tanto per dare un'idea, che magari qualcuno dice io voglio il costume perfetto. Per i maschi, per i maschi partono dai 1500 euro. 1000 euro se non vogliono parti, diciamo, di scultore. Ma costi veramente, sembrano una cosa assurda, ma siccome sono costumi a alto livello è proprio... Soprattutto per durare nel tempo, no? Sì, sono, se vogliamo dire proprio il termine giusto, alla fine è come un Harley Davidson, sono delle opere fatte sul proprio corpo, su misura, quindi insomma, uniche. Invece per le donnine? Idem. Quindi i prezzi si equivalgono, non c'è discriminazione? No, non c'è discriminazione, però essendo appunto un po' più spolte riguardo a noi,
Partono da una ragazza con 600-700 euro, potrebbe farsi, parlo dei bei costumi, cioè nel senso un bel costume, sì. Esattamente, dice, io sono un ignorantone in questa materia, però D&D insegna che non ci serve niente alla fine poi per fare, è bello. Però vedi, portare. Le donne quando si tratta del vestiario sono sempre quelle più avvantaggiate. Perché noi maschietti quando andiamo a fare la spesa per vestiario, certe mazzate, la donna con 15 euro si veste, quindi anche nel mondo fantasy vedo che effettivamente... può risparmiare, pagare la metà. È la verità, che ti devo dire, non lo so, però è così. Parlo con... Livio. Devo spostarmi? Sì, di almeno perché da quanto tempo è, per esempio, ti chiedo che prendi parte a questi giochi di ruolo? Sono 4 anni. Quattro anni che conosco Manolo e che abbiamo iniziato a giocare insieme. E non ti sei mai venuta la rosolia sotto tutta questa imbragatura? No, è dura, ma in realtà è un po' più... Però si fa per la passione. Sì. Faccio una bella sudata, poi smaltisco peso. Infatti, come la sauna, no? Poi invece ho le uniche due donne del gruppo. Ciao, Marzia. Federica. Ma anche con le lenti a contatto si prende parte? Si gioca, sì, certo. E si riesce a vedere... abbastanza bene, anche se devi mirare o... No, si vede. Si vede. Wow, gli ultimi due? Gennaro. Alessandro. Quanto tempo invece voi che prendete parte a questi giochi? Circa 4 anni. Io sono stregata dalle armature, scusate, per me è una meraviglia vedere tutti i dettagli di queste cose. Magari voi non riuscite a vedere bene come le vedo io, però sono veramente fatte bene. E sono sempre dello stesso produttore, diciamo. Sì. Tutte fatte da lui. Ma solo ed esclusivamente una persona che ci lavora oppure insomma sì. Ti fa aiutare, dici la verità? No. Abbiamo la nostra pagina Facebook, Il Mondo Ancestrale, abbiamo un sito, Il Mondo Ancestrale, basta che metti Il Mondo Ancestrale ci stiamo solo noi, quindi è facilissimo. E lì noi daremo tutte le risposte, abbiamo regolamento, ambientazione, tutto quanto. Mi sa che verremo a trovarti e fare uno speciale proprio sul campo, così mi fai vedere come si gioca effettivamente. Sarebbe molto divertente. Te la senti anche questo? Lei si dovrà vestire però, eh? Io certo, beh, a sto punto sì, bisogna mettergli un costume. Però mi dovete spiegare bene le regole, le magie, le cose, le tale... Forza. È facilissimo. Siamo proprio... No, è facilissimo. La cosa bella appunto è che anche per i più pigri, che non vogliono leggere il regolamento, appunto, che non vogliono leggere il regolamento subito, anche giocando è intuibile. Ultima domanda, la fascia di età? 13-14 anni in su. Fino a? Fino a quando uno vuole giocare. Perfetto, più maschi e più femmine o più o meno è? 50-50. Ah, quindi c'è proprio anche lì una parità? Sì, se cerchi una gnocca la puoi trovare nel mondo ancestrale. È questo, se volevi questa la domanda ti ho risposto. No, non era questa la domanda, però va bene, ok, per gli amici da casa probabilmente sarà un input in più. Infatti allora, l'ho detto. Ci vediamo nel mondo ancestrale, sul campo. Sì. Chissà che la prossima volta non vedete anche noi.